start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Doom Keeper. Questa musica in sottofondo mi ricorda moltissimo un gioco che avevo su Sega Master System, quindi ricorda comunque gli anni 80. Il gioco di cui sto parlando è Alien Storm, per chi di voi l'avesse giocato, insomma, ma non divaghiamo. Questo è un gioco che trovate su Steam a 17,99€ quando non scontato, è uscito da poco e interpreteremo una sorta di personaggio che deve difendere la sua domma, la sua, diciamo, palla di mondo, insomma, all'interno di un mondo popolato da alieni che ci vogliono distruggere. Quindi, che cosa succederà in questo? Dovremo scavare sotto la domma, la cupola, insomma, trovare risorse ed espanderci. Ve lo faccio vedere, poi io mi sono già fatto un'idea, ma voglio giocarlo un pochino e poi vi dirò quello che penso. La cupola, vedete, andando avanti potete sbloccare la cupola spada, la cupola laser. Potrete sbloccare lo studioso, al momento siamo solo un ingegnere. Di gadget abbiamo lo scudo, abbiamo la serra e il repellente da sbloccare, e la modalità è la caccia alla reliquia, e l'ascensione invece è una modalità da sbloccare. Praticamente dobbiamo trovare una reliquia sotto per vincere il gioco. Graficamente è un pixel grafica, insomma, si gioca normale. La normale è abbastanza, non è difficilissima, la difficile è media e la brutale è veramente difficile. Insomma, questo è un gioco, e lo dico subito, si gioca col pad, ma anche devo dirvi subito il fatto che non è il classico gioco che vi mettete lì la mattina e continuate fino alla sera e poi ne avete voglia ancora. È un gioco che dovete prendere volta per volta, quando avete magari un attimo, ve lo giocate e andate avanti, insomma, ve lo godete pian piano. Vedete, noi ci troviamo all'interno di questa cupola, e a un certo punto, attaccheranno gli alieni, ma intanto noi andiamo sotto e iniziamo a scavare sotto la nostra cupola cercando dei materiali. I materiali sono divisi in varie tipologie, adesso sto scavando quello quadrato. Quando lo avremo scavato potremo andare con il tasto, in questo caso del pad è il tasto A, a trascinarle sopra. Il problema è che quando peseranno troppo faremo fatica a salire, quindi dovremo tornare indietro o comunque mollarne qualcuno con col tasto B. In questo caso, vedete, li portiamo a quella sorta di grattugia enorme e li consegniamo. Intanto adesso li porto su anche questi e poi continuiamo anche dall'altra parte a scavare. Al momento non abbiamo indicatori, arriveranno i nemici prima o poi, ma non sappiamo quando. Accedendo a questo terminale, vedete, potete scegliere tra combattere e potenziare. In questo caso il potenziamento comprende sia la, diciamo, la cupola, quindi quello che voglio sbloccare è una scansione del tempo restante, poi la vita, maggiore integrità, la quantità di un indicatore con la quantità di risorse possedute, e poi via via si va avanti a potenziare. Sotto abbiamo invece l'ingegnere, il potenziamento dell'ingegnere, quindi la nostra velocità nel trivellare il terreno, la nostra velocità, il peso trasportabile e via via potenziare. Qua abbiamo il laser, quindi il danno che fa, la velocità a cui si muove lungo la cupola, e sotto invece abbiamo la robustezza, la barriera elettrica, lo scudo sovraccaricato, insomma dei potenziamenti supplementari alla nostra DOM. Ma la cosa interessante è che noi adesso scaviamo ancora, potete trovare nel sottosuolo, e il sottosuolo è fatto a biomi, quindi avremo modo di trovare anche delle reliquie oltre alla reliquia finale del gioco. Posso agganciarne ancora uno? Ok, non due perché non ce la faccio. Che andranno a potenziare permanentemente la nostra cupola. Eccola, sta arrivando la minaccia. Quindi in questo caso adesso noi ci prepariamo, ci sediamo qui, facciamo combatti con LB e possiamo muovere il nostro laser, e con il grilletto in questo caso spariamo. Ovviamente il laser non è potentissimo e ci stanno crepando la cupola, quindi in questo caso andiamo a fare potenzia, e prima cosa che voglio fare, che è la cosa utile, è potenziare subito il movimento. Il movimento del laser adesso sarà sicuramente più veloce, infatti vedete che si muove molto più rapidamente di prima. Voglio andare ancora sotto a scavare altro, perché voglio potenziare anche la potenza del laser, ma soprattutto il timer, così per farvi vedere anche come cambia l'interfaccia grafica.
Poi ovviamente ci saranno altri biomi che scopriremo nel corso dell'avventura. Ad esempio, arrivati a un certo punto, il bioma inizierà a cambiare colore e potremo trovare anche altri metalli, perché le risorse, adesso poi ve lo farò vedere, sono molteplici. Sta arrivando qualcuno, mi sa, andiamo su a vedere, ma no, non sta arrivando nessuno, sono solo fulmini. Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa, tipo questo, vedete, guardate in basso, adesso potenziato, vedete che c'è quell'indicatore che ci indica quanto manca all'arrivo. Ora 6 per potenziare, vedete le risorse sono 3, il quadrato, il cerchio, il triangolo, quella gialla, blu e rossa. Vorrei potenziare anche il laser, 6 me ne servono, e vorrei potenziare anche la trivella, quindi una decina ancora dovremo trovarne. Comunque la barra adesso ricomincerà a scendere perché il gioco entra in pausa quando andiamo in quella modalità. Andiamo a cercare ancora qualcosa sotto nel sottosuolo. Potremmo scavare ancora più di lato, ma secondo me non ce la facciamo. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Prendo tutto. Faccio fatica. Uno me l'ho lasciato giù. Ovviamente stanno arrivando, quindi dobbiamo fare assolutamente veloce. Eccoli che arrivano. E rischieremo anche di perdere la partita adesso. Dai, 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 no, difendi. Vai, spara. Il bello è che la cupola si inizia a crepare. E andando avanti attaccheranno anche dall'alto, attaccheranno in massa, quindi bisogna fare molta attenzione. Potenzio subito il laser con 6. Perfetto, il laser adesso fa più danno, quindi dovrebbero cadere prima i nemici, ma voglio potenziare anche il mio laser minerario, la mia trivella mineraria, perché sarà molto importante. Vedete, qua iniziamo a trovarne altre delle risorse, iniziamo a trovare quelle blu che serviranno poi nelle cose più avanzate di... Vabbè, iniziamo a portare su questi, poi vediamo. Si può scavare anche così, ma... Vedete, la cosa bella è che poi mettete magari in pausa, chiudete il gioco e continuate quando avete un attimino. Quindi, come tipo di gioco, essendo pur totalmente diverso da un Loop Hero, la grafica, l'idea in sé è bella, funziona, è divertente, intrattiene, quello è senz'altro un punto a favore. Il problema arriva primo dal prezzo, perché secondo me è un pochino alto. Magari non ci giocherete 1100 ore, 500 ore, 200 ore, a meno che non aggiungano poi col tempo tanti altri contenuti. Quindi secondo me è forse un filino alto come prezzo. Ecco l'unica critica che mi sento di fare adesso al gioco. Adesso voglio potenziare la mia trivella. Voglio fare questa. Ok, adesso vedremo dopo. Adesso intanto combattiamo, che attaccheranno. E il nostro laser è molto molto più potente. Quindi vedete, adesso attaccano dall'alto. Ok, e vediamo, perché adesso durava qualche secondo il raggio, vediamo quanto dura. E diciamo che non è assolutamente andata male. L'indicatore è molto utile perché ci fa capire quando l'ondata effettivamente è finita. Poi, per me che non apprezzo particolarmente i Tower Defense, il gioco non mi è assolutamente dispiaciuto. Vedete come scavo con un colpo solo adesso, prima ne servivano 2 o 3. Vedete, qua il bioma è cambiato. E nella mia precedente partita cambiava colore. Era verdino, verde acqua, insomma. Qua abbiamo un sacco di roba. Potete trovare, andando avanti, anche, appunto, come vi ho detto, reliquie che potenziano. Ed è quello che mi piacerebbe trovare in questo gameplay. Magari scaviamo qua a destra dopo, cercando solo quella. Tipo il teletrasporto. Il teletrasporto ci consentirà di tornare rapidamente in superficie o di scendere direttamente a una certa profondità senza aspettare. Infatti vedete che qua sotto c'è una sorta di anticamera della cupola dove vanno tutte queste tecnologie. Ma non porterà con noi le merci che abbiamo trovato, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione. Ecco qua, ho trovato qualcosa, eccolo qua. Ok, l'ho trovato, vedo se riesco a portarlo su subito. No, non ce la faccio, quindi inizio a scavacchiare un po'. Non c'è fisica nella costruzione, non è che se crolla tutto se non costruite bene. Ok, stanno attaccando, quindi combatti. E quello non riesco più a attaccarlo. Fatto un potenziato. Sarebbe bello potenziarlo ulteriormente, perché questo ci sta dando parecchi problemi, devo dire. Ok, adesso è tornato in forma corporea. Ok, usciamo e proseguiamo.
Non so cosa sia quel generatore lì, ma non so neanche se sia riparabile la struttura, ma penso di sì. Ok, l'abbiamo preso, lo portiamo su e vediamo che cos'è. Magari non è il teletrasporto che avevo sbloccato nella mia precedente partita. È lo stesso discorso comunque dicevo che vale per Lupiro, nel senso che Lupiro era più innovativo, però intrattiene. Però ovvio che dopo un po', se non ci sono contenuti. Allora abbiamo una sonda nella tua tuta che l'attivazione rivela risorse vicino. Questo è interessante. L'ascensore trasporta automaticamente le risorse minate alla cupola per essere processate. Trasforma in cobalto. Mi piace l'ascensore, non è il teletrasporto. Mi piace tantissimo questa cosa. Bellissimo, non c'era. Cioè, poi se, ecco, l'unico dubbio è se diciamo le cose da sbloccare, da trovare sono tante. Bene, è un punto a favore. Ma perché non le porta su? Cerchiamo di capire perché non le porta su. Ah, sta scendendo. Vedete come scende? Scende questa bolla qui, probabilmente le tira su. Vediamo. Se è così effettivamente. Sì. Ah, le tira su, spettacolo. Ci mette quello che ci mette, ma cazzo, stanno attaccando. Via, 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 via. Torna su, torna su, torna su, torna su, torna su. Mannaggia me. Inizia a diventare tostarella adesso con tre che attaccano. Devo potenziare il movimento. Ok, devo tornare su, torna giù, cioè, voglio dire, vediamo se c'è qualcosa qua, no? Ok, li sta portando su pian piano, io intanto continuo qui perché magari trovo qualcos'altro di interessante. Ah, scusami, ma non puoi portare su questo tu? Vabbè, intanto continuiamo ad andare giù, vediamo se l'ascensore si espande, sì. Molto interessante sta cosa. Il problema è che un teletrasporto mi farebbe comodo perché mi ritroverei, diciamo, subito in cupola senza dover risalire, che non è, diciamo, subito fatto. Però torniamo su intanto perché secondo me tra un po' attaccano. Sì, poi scendendo di bioma dovrò potenziare anche la trivella, perché vedete che scendendo devo comunque usare due volte quindi vediamo un attimo potenza, vediamo cosa possiamo fare. Allora, mi avevamo detto prossimità, questo l'abbiamo preso. La vita no, l'inventario neanche, non mi interessa. La velocità no, peso trasportabile più uno, ma no. E la velocità di livello 2 ne chiede 10 e 2 di quelli blu. No, 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 10 e basta. Più 0, 10. Andiamo ancora più veloci. Il problema è che vedete, questi sono bloccati tutti e due. Sarebbe. Installa una seconda torretta laser. Molto interessante questo. La linea di tiro invece, vabbè, ci fa vedere la traiettoria Per il momento non abbiamo proiettili, ma abbiamo il laser. Barriera elettrica. Interessante. Potremmo prenderla. La prendo. E scudo sovraccaricato, usa l'acqua per sovraccaricare manualmente il tuo scudo che serve più danno. Ok, interessante, però non mi interessa al momento. Posso prendere anche questo? No, perché non ho quelle sfere blu. Vediamo se posso usare 8 questo. No, no, aspettiamo, aspettiamo e facciamo battaglia adesso appena arrivano. È abbastanza crepata la domma, però va bene, dai, combatti. Questi fanno male, fanno malissimo. Più paura questo, che è un casino a tirare giù. Vale il tempo perso per abbattere, per subire qualche danno piuttosto che non poterlo ricolpire subito dopo, ma dover aspettare. Però
perché diventano incorporei quelli volanti. Comunque l'ascensore continua a fare il suo lavoro, anche se in realtà io mi concentrerei più da questa parte adesso. Perché comunque potrei fare una cosa di questo tipo. Io gli mollo tutto qua all'ascensore e me lo porta su lui. Ok, grazie. E il resto lo porto su io. Spacca tutto perché... Ok, dai, prendiamo anche questo. Molto bene. E ne abbiamo un bel po' adesso. Potenzio. Cosa potenziamo? La trivella. Velocità 2. No, mi piacerebbe questo. Ne ho 12, questo più questo. Così di nuovo più veloce io col jetpack. Fantastico. Vabbè, adesso ci difendiamo. Vedete come mi muovo molto più veloce adesso. Arrivano. Ecco, come vi dicevo, magari è un'ignoranza mia perché non ho giocato il gioco approfonditamente e quindi giudicarlo così è sbagliato. Infatti il video è solo per farvi vedere un pochino com'è il titolo. E avete capito anche voi che il titolo è assolutamente interessante, senza alcun dubbio. Ma il punto è quanto può intrattenere a livello di contenuti e di cose sbloccabili. Il dubbio è sempre questo. E va giocato parecchio. Quello che voglio premiare del gioco è comunque, non parlo tanto di magari originalità, ma quanto di intrattenimento, perché comunque non me l'aspettavo, ma mi ha divertito e mi sta divertendo tuttora. Come anche, come ho detto, il confronto è diretto con Lupiro, che me lo ricordo un po' a livello di grafica, ci giocate, sbloccate cose, iniziate con le meccaniche, iniziate a capire un po' le meccaniche, capite che comunque è più profondo di quello che sembra, ma poi diciamo che non è uno di quei titoli che vi tiene lì per mesi. Ho trovato qualcosa di interessante. Vieni qui, ti mollo qua, anche te. Questo ci vuole una vita a scavarlo. Mollo tutto qui. Qua in mezzo c'è qualcosa? No, evidentemente no. No, sarebbe bello prendere quello che mi fa vedere le risorse vicine. Adesso è comodissimo. Adesso voglio vedere anche com'è quello. Vedete, nel bioma rosso scaviamo molto lentamente. Cavoli, e vorrei riandare. Vorrei riandare perché ci lascia le penne davvero stavolta. Mierdas, difendi. Vedete che va attaccato subito. Si stanno concentrando lì. Siamo perduti. Fortunatamente non attacca molto lentamente quando stanno colpendo. Questi si uccidono, ma siamo sopravvissuti. Vediamo se riesco a potenziare qualcosa. Le risorse. Vediamo, non mi ricordo più dove erano. Vediamo. Ah no! No, non era quello. E non era qua. Era quel bonus che ho preso invece, ho costruito l'ascensore. Riparare. Aspetta un po'. Migliora l'integrità strutturale della cupola. Mannaggia, non ne ho neanche uno. Riparo 80 punti vita. Sì, dobbiamo assolutamente fare quello. Assolutamente. Ma senza ombra di dubbio. Bisogna fare quello. Quindi bisogna andare a scavare. E trovare assolutamente dei blocchi. Perché qua veramente stiamo perdendo. Questi li porto su da solo. Ripariamo perché qua finisce molto male.
uno di quelli rossi. Cavoli, erano in fondo. Contatore ondate. Il numero di ondate superate, ma mi interessa davvero quello? No. Ma stanno arrivando quei blocchi? Ah, eccoli lì che arrivano. Ok. Il problema di quei blocchi è che si trovano solo in fondo, quindi non... Questa è una parete più spessa. Porto su io questi. Ok, la vita è della Dome, che è comparsa adesso, è a metà. Puoi usare il cobalto, un potenziamento dell'albero tecnologico della cupola. Sì, lo so. Infatti, usiamo il cobalto e ripariamo la cupola. Adesso ne vediamo la vita. Non eravamo neanche messi così male, a dire la verità. Questo ci dà salute 2 con 14. Fortificazione 1. No, io voglio andare... Anzi, no, scusate, fatemi vedere cosa mi serve per... per potenziare la mia trivella. Trivella di livello 2 me ne servono 8. Perfetto, quindi 5. E tra poco arrivano, quindi non posso neanche perdere tempo. Guardo se qua c'è qualcosa da scaricchiare, ma non credo. Andiamo. Oh, l'ho preso al volo questo. Uno. Senza due torrette è tosta, Però non è un gran problema, perché comunque abbiamo imparato a ripararle, quindi spendiamo un po' di cobalto sempre che lo troviamo. Il problema sarà dal punto di vista strategico, nel senso che magari il cobalto arriverà ad essere introvabile e dovremo andare in fondo e non avremo abbastanza per le nostre riparazioni, quindi... Questo è interessante. Comunque, se ci spostiamo dal bordo, comunque ci vuole un botto a scavare lo stesso. Vediamo se troviamo qualcosa qui. Ecco, abbiamo trovato qualcosa. Non so cosa sia questo. Cos'è, un bonus per muovere più veloce? Probabilmente sì. Vorrei scavare un po' più da vicino qui, che voglio capire se effettivamente è qualcosa di interessante. No, evidentemente no. Andiamo. Mi conviene farli portare su dall'ascensore. Vabbè, basterebbe lasciarne uno e vado veloce. Vediamo se posso fare qualcosa. Sulla... Allora, 10, no. Questo potenzio il danno a livello 2, me ne serve 12. Questo no. E niente, sopravviviamo anche a questa e poi proviamo. Portiamo sugli altri. Vai. Combatti. Eccoli che arrivano. La gang del bosco. Sono in sintesi come delle tante mini bombe. Ok, quando riuscite ad ancorarlo... No, è utile il mirare, perché se no sparate a caso. Adesso l'ho preso il volo, per fortuna. Va bene, andiamo. Uiii. Questo... Vabbè, ci pensiamo dopo. Qua è finito, il mondo è finito qua. Siamo arrivati al limite. Uno, due, tre. L'unico è qua se c'è qualcosa, ma dubito, ma se no l'avremmo visto. No, stiamo demolendo tutto senza successo. L'altro pezzo ce l'hanno già portato su, infatti. Bene. Vediamo adesso che abbiamo triturato tutto, che cosa possiamo fare. Abbiamo 9.
12, 10, niente, non si può fare, non c'è più niente da fare. Dobbiamo continuare ad esplorare qua. Magari qui c'è qualcosa, no? C'è del cobalto. Vabbè, allora vado relativamente tranquillo, dato che ne abbiamo parecchio. Possiamo riparare tranquillamente la domma. Vediamo se lo posso fare direttamente dall'albero delle... Sì. Ok, ha riparato. Ci sta. Andiamo avanti. Sì, sì, ho capito. Speriamo che arrivino di qua. Mi faccio già trovare. Johnny guanti. Mi serve più velocità di movimento. Più che potenza, movimento. Va bene, andiamo giù. E cerchiamone altri. No, qua non c'è più niente. Non c'è più niente da scavare qua. Vediamo qui se siamo fortunati. Come facevo in Minecraft, fare delle sacche e vedere se all'interno c'è qualcosa. No. No, non vorrei mai arrivare... sì, vedete, sono arrivato in un altro bioma. Sembra quasi un bioma d'acqua. Siamo morti. Adesso vedo se ce la faccio. Li porto su io. Sì, dovrei farcela. Sì. Ok. Molto bene. Basta! Ok. Potenzia. Adesso. Più potenza al laser o più velocità? Sapete che non lo so. Danno 25-40, cioè facciamo questo, va, poi questo dopo. Quindi eventualmente il combattimento avrà un laser più potente ancora. Bene, 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 bene. Siamo un pezzo in giù però, eh. Continuiamo a scendere con l'ascensore che chissà mai che si trovi qualcosa. Qui ci vuole un bel po' a scavare, eh. Quattro colpi. Però fortunatamente con l'ascensore possiamo mollarli qui. E portarne su. Facciamo fatica con 5, però ce la facciamo. Li molliamo tutti lì e ne porto su uno solo. Perché comunque l'ascensore non ce la fa, va potenziata anche quella. Quindi così ne mollo uno, andiamo. No, andiamo. Ah, ma mi sta dando una grossa mano quella. Li ho tirati su man mano io, vabbè. E vabbè, torno a prenderli dopo, eh. Dai, muoviti! Combatti! Muoiono subito.
problema è che mi sa che non possiamo riparare mentre stiamo in combattimento. Sì, no, ma li bevo tutti così. Ottimo. So che qualcuno di voi in questo momento starà dicendo ripara la domma. È quello che faremo a breve. Allora, potenzio, riparo al costo di un cobalto, ne abbiamo ancora 5, quindi ha voglia. Abbiamo potenziato anche la trivella, cazzarola, non ne ho abbastanza ancora, quindi non si può. Però non ne ho ancora abbastanza. Stanno arrivando altri tre di sotto con l'ascensore, ma adesso magari se c'è tempo li porto su io. Lasciali. Vabbè, ce ne sono ancora giù? È proprio a fondo però. E anche la trivella, ma la trivella mi interessa meno. Preferisco ampliare le difese piuttosto che pensare a un qualcosa che verrà dopo. Ok, abbiamo abbastanza per il potenziamento, quindi abbiamo, diciamo, aumentato la potenza, aumento anche la potenza di rotazione adesso. Perfetto. Quindi tecnicamente al prossimo attacco dovremmo essere abbastanza messi abbastanza bene. Posso riparare ancora la domma, perfetto. Aspettiamo, perché se stiamo qua dentro non passa il tempo, quindi esco, faccio finta, mi faccio un giro, pulisco un po'. Vediamo quando scade il tempo. Ok. Arrivano. Combatti. Veloce ma non velocissimo. E quando spari ovviamente la rotazione è più lenta. Bene ragazzi, questo torna al menu principale perché interrompo qui la partita. Questo era Domekeeper, 17,99€. E bisogna vedere un attimino che cosa succederà, cosa aggiungeranno, insomma, però queste sono le patch. Il gioco non mi pare proprio in Early Access, quindi... Allora, è stata una bella sorpresa perché non lo conoscevo, mi ha divertito, come si potrà vedere appunto dal video. Rimane il dubbio il prezzo, nel senso che il prezzo ideale magari un 14,99 ci poteva stare, 9,99 ancora meglio, però visto dalle prime ore di gioco, poi magari le cose che vengono aggiunte sono tante, però da quello che si capisce non c'è una gran varietà di ambientazioni, si protegge la cupola, si scava nel terreno e ci si difende. Quindi l'idea è senz'altro ottima, graficamente e anche a livello tecnico è realizzato davvero davvero bene, devo dire. Il dubbio appunto sul prezzo e la longevità. Per intanto chiudiamo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!